Sono andato in montagna stamattina, ancora una volta alla ricerca della grande bellezza. Vette solitarie, luoghi irraggiungibili o quasi. Cercavo le foto o i video dell'aquila, del lupo e del cervo. Ma lungo il cammino ho incontrato farfalle e ho cercato di beccare anche quelle. Bene, il lupo era stato immortalato. E che dire di questo cervo maschio adulto? Ormai prossimo alla stagione del bramito. Un trofeo da 16 punte regolare, ossia 8 per parte. Stupendo, c'è poco da dire. Eppure, tornando a casa, nella mia mente c'erano, come in un retino per bambini immaginario, soltanto farfalle. Niente a che vedere col cervo e col lupo, bellezze neppure raffrontabili. Fino a quasi circa 300 kg di peso l'uno e, dall'altra parte della bilancia, pochi milligrammi. Ma la bilancia era in pari. Perché molto spesso la bellezza si mostra nei piccoli animali, nelle piccole cose e nei piccoli gesti. Le unità di misura convenzionali non contano più. Così che al traguardo mi aspettavano in premio sì il cervo ed il lupo, ma durante il tragitto ho scoperto che tutte queste piccole ali rendevano i miei passi più lievi, perché molto spesso la magia ci passa accanto senza che noi ce ne accorgiamo. Concludevo così, ancora una volta, che di frequente più della meta è il tragitto che conta, è il viaggio